è morto tra le mie braccia, gli salutano i genitori del bambino nato senza l'80% del cervello. Jackson Buell, il bambino nato senza parte del cervello, è morto all'età di 5 anni. Il suo caso ha fatto il giro del mondo dal 27 agosto 2014, è stato soprannominato Jackson Strong, per il suo coraggio nell'aggrapparsi alla vita avendo una malformazione cerebrale così estrema. Il 1° grado aprile, Jackson è morta nella Carolina del Nord, secondo i suoi genitori. Jackson è nato a Orlando, in Florida, con microidranencefalia, un'anomalia dello sviluppo che colpisce il cervello. Gli mancava l'80% del cervello, il cervelletto, l'area responsabile del controllo del movimento, della coordinazione e dell'equilibrio, era il più colpito. Secondo i medici, presumono che il tuo cervello abbia smesso di formarsi poche settimane dopo il concepimento. Durante la gravidanza non ci sono state complicazioni fino alla settimana 17, quando un'ecografia ha determinato che mancava una parte del suo cervello. Hanno quindi eseguito una serie di test diagnostici. Brandon Bruel, padre di Jackson, 35 anni, ha raccontato come furono gli ultimi momenti del bambino. È morto tra le mie braccia e circondato dai suoi genitori e dalla famiglia che lo amavano e gli hanno offerto conforto e infinite ore di coccole durante i suoi ultimi giorni, ha raccontato Brandon. Alla fine Jackson morì, quando il suo corpo e gli organi smisero di funzionare, come spesso fanno i bambini come lui. Questo non aveva assolutamente nulla a che fare con Covid-19, ma era qualcosa che sapevamo sempre, sin dall'inizio, che sarebbe potuto accadere. Semplicemente non sapevamo quando. Jackson è stata recentemente ricoverata in un ospizio dopo che la sua salute è peggiorata, la famiglia si stava preparando a salutarla. L'eredità di Jackson riguarda la sua forza e il suo incredibile spirito dolce. Ha davvero reso me, sua madre, la sua famiglia e tutti coloro che hanno imparato dalla sua storia persone migliori, ha detto il padre del ragazzo. C'è un miracolo dietro la storia di Jackson. Vogliamo che altre famiglie sappiano che anche quando c'è una situazione oscura, ogni vita dovrebbe essere celebrata, apprezzata e amata, ha detto Brandon. Quando a Jackson fu diagnosticata, i medici dissero ai suoi genitori che non sapevano se sarebbe nata viva. Ma il bambino si è messo a piangere quando è venuto al mondo con un taglio cesareo a 37 settimane di gestazione. Era molto piccolo e la sua testa non era completamente sviluppata, ma i suoi genitori si concentrarono sui suoi bellissimi occhi luminosi e sulla sua voglia di vivere. Il bambino ha dovuto rimanere nell'unità di terapia intensiva neonatale per 3 settimane e mezzo, il suo battito cardiaco era forte e respirava normalmente. I medici ci hanno detto che non c'era nulla che potessero fare per salvargli la vita, che l'unica opzione era portarlo a casa e offrirgli conforto, ha detto Brandon nel 2015. Anche i genitori di Jackson dovettero imparare a usare un sondino per far fronte alle crisi che soffriva e ai periodi di estrema irritabilità. Jackson aveva la vista offuscata, ma il suo udito era buono, sorrideva spesso e si sentiva a suo agio a casa. E sebbene i medici dicessero che non avrebbe raggiunto il primo anno di vita, ha battuto tutte le previsioni. Crescendo, grazie alle sedute di terapia è progredito. Non ha avuto movimenti volontari, ma dopo i 2 anni è riuscito a stringere le labbra per dare baci. Nel dicembre 2017 lo hanno portato a incontrare Babbo Natale e la sua immagine tra le braccia di Babbo Natale ha commosso migliaia di persone. Di sicuro, come ha detto Brandon, c'è un miracolo dietro la storia del tuo piccolo e rimarrà sempre nel cuore di tutti. Condividiamo un messaggio di conforto con la tua famiglia in tempi così difficili, Grazie per la vostra attenzione e il vostro supporto, iscrivendovi al nostro canale,
che ci aiuterà a pagare gli studi delle mie figlie e ci motiverà anche a pubblicare più notizie e storie interessanti nella vita reale. Sostienici con un like e condividi i nostri video. Cristo ti ama e anch'io ti amo. Benedizioni.